It was a creed written into the founding documents that declared the destiny of a nation. Yes, we can. It was whispered by slaves and abolitionists as they blazed the trail toward freedom. Yes, we can. Yes, we can. It was sung. It was sung by immigrants. It was sung out just the shore of my heart. It was the call of workers organized, women who reached for the ballots, president who chose the moon as our new frontier, the king who took us to the mountaintop, pointing the way to the promised land. Yes, we can have justice and equality. Yes, we can. 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 The opportunity and the prosperity. Yes, we can. The opportunity and the prosperity. Yes, we can. Heal this nation. Heal this nation. Yes, we can. Prepare this world. Signora, c'è purtroppo la situazione hanno fatto mangiare. Dobbiamo salvaguardare i bambini, allora, dobbiamo salvaguardare la salute dei nostri noi l'esercito stiamo intervenendo soprattutto nei punti più sensibili, le scuole e gli ospedali. È quello che stiamo dovere, facendo. È del vostro dovere. Però ci dovete dare la possibilità, come ci dovete dare la possibilità, perché di purtroppo gli ospedali sono pieni di bambini di leucemia e noi non abbiamo più intenzione di sottoporci a questa mafia pulita, a questo schifo che abbiamo. Basta, abbiamo aspettato troppo, non abbiamo cause, non abbiamo colpe, non abbiamo nessuna, non sappiamo proprio più come fare, ci hanno costretto a fare questo, basta, non è proprio più possibile. Diossina, tumore, leucemia, siamo arrivati a 8 volte la media nazionale di tumori in questi paesi, è uno schifo. Lì c'è la prima cosa, devono togliere dei bidoni, perché è cassonetti, è un anno che stiamo facendo, non esiste, stavolta non ci fermiamo qua. Che cosa avete intenzione di fare, signora? Niente. Abbiamo intenzione di continuare a chiedere un per i nostri figli e togliere i cassonetti da qui, perché sennò non ce ne andiamo dalla Santa Caterina. La scuola chiude. Voi siete mamme di alunni. Siamo di le mamme dei bambini della Santa Caterina. E stiamo lottando da 2 anni. Facciamo la raccolta differenziata. Facciamo la raccolta differenziata, siamo persone civili, abbiamo chiesto aiuto alle istituzioni, abbiamo chiesto aiuto al sindaco. Stamattina è intervenuto l'esercito, non ce la facciamo più, bisogna togliere i cassonetti, l'emergenza della Campania non ci riguarda, scuole e ospedali devono essere per forza liberate da questa situazione. Per tutto il resto noi sono liberi. Noi facciamo la raccolta differenziata. Tutto quello che non facciamo è perché non ci danno la possibilità di farlo. Signora, sembra che ci sia... Io è un anno che ho detto che ci sta la R Plus a Gricignano che raccoglie la plastica. Sono andata io alla SIN. Sono io personalmente che porto i miei rifiuti alla R Plus. Nessuno mi ha ascoltato. Che non è bello che io ho detto al sindaco l'anno scorso, facciamolo a casa nostra, l'incendio dei tuoi. Ma chi l'ha detto che non lo vogliamo? Sono loro che non fanno... Non istruiscono le persone, non fanno capire che l'inceneritore non è bello, è peggio questo che l'inceneritore per me, perché mia figlia è costretta a passare ogni momento qua, e l'inceneritore sarebbe la soluzione migliore. Le pecore che muoiono a Pomigliano, pecore che muoiono a Villa Lite, animali, bestiami che muoiono ovunque, basta, ma non è possibile. Noi abbiamo tutte le strutture per poter fare la differenza, abbiamo tutto, non ci sono le volontà per fare le cose. Rischia di chiudere perché non c'è il materiale per lavorarlo. Guarda, adesso lei vede la raccolta di plastica differenziata, vedo differenziata, se noi la facciamo la differenziata, no, solo noi non la smaltiscono perché non la vogliono fare, perché dicono che la c'è eco. Chi ci sta nella c'è eco? Io non lo so. Salve amici di Puglia, ci troviamo qui oggi ad Aversa sulla Variante, dove c'è in itinere un'operazione dell'esercito, il 21esimo storno di Caserta. La cosa è molto particolare perché, come vedete, stanno portando via tutta la spazzatura con
con le ruspe, quindi portandoli via nei camion. Abbiamo saputo di questa notizia alle 2 del pomeriggio e abbiamo anche raccolto, vedrete nel filmato, delle opinioni, degli sfoghi di alcune mamme che sono qui nella scuola Santa Caterina, che è un istituto paritario che raccoglie i bambini della scuola elementare, e vedrete le madri come sono state molto attente ad esporre la situazione dei rifiuti qui ad Aversa. Le operazioni, abbiamo detto, sono cominciate alle ore 14, penso che si protrarranno fino a tarda serata. La situazione, come vedete, signori, è molto critica, amici di Cupia. Stiamo cercando, grazie all'aiuto dell'esercito, di creare una certa pulizia sul territorio. Vedremo se ci riusciremo. Intanto noi vi documentiamo man mano quello che succede. Grazie. Assessore Palmieri, l'esercito sta spazzando via la variante dai rifiuti. De Gennaro questa volta ha usato il pugno duro. Dove verrà portata questa spazzatura? Mi è stato riferito a Caivano. Quindi andrà nel sito di stoccaggio di Caivano. Le volevo chiedere, assessore, occuperanno ancora molto tempo questi lavori oppure finirà solo per la variante? L'operazione sarà per la variante? Io so che una cosa momentanea. Quindi sarà solo per questa parte? No. Almeno Aversa comincerà a respirare? Speriamo. Comunque lei sa benissimo, noi quello che stiamo facendo, ci stiamo impegnando molto 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 per la differenziata. Perché è una cosa che io ci tengo molto e solo così si può risolvere in seguito della situazione. Assessore, tra quanto tempo partirà la differenziata? Su 23.000 abitanti la raccolta differenziata porta a porta, su altri 33.000 abitanti la raccolta differenziata tradizionale. Però chiaramente poi è scoppiato. E poi ci stava l'isola ecologica, e l'isola ecologica per la raccolta differenziata per gli ingombranti. Adesso quindi riprenderà a pieno ritmo appena risolveremo il problema poi? Senti, mi è stato riferito alla GIOEC che a giorni verranno posizionati i contenitori per la carta, il vetro, le lattine e che altro? Cioè sono gli speciali, quindi pile? Sì. No, speciale non ancora. Non ancora, pile, pile medicinale non abbiamo ancora là. Abbiamo dato solo carta, vetro, alluminio e cartone. Quattro cose. Ok, sono 35 le tonnellate che toglieranno oggi, sì. Divise in 5 purtroppo, camion. Purtroppo. Divise in 5 camion. Tempo, sprecando il tempo in questa diossina, ci dice ci facciamo togliere cassonetti e immondizia. Mo se ne vengono tenenti, dice no, dobbiamo togliere solo immondizia. Stanotte chi glielo diciamo? I principi di non venire a buttare l'immondizia. Costi africani, dipendenti del comune ci lanciano l'immondizia fino a qua. Basta, questa è guerra civile, basta, non se ne può più. Sinceramente, o si rimuovono i cassonetti stasera o ce li portiamo ognuno a casa proprio. Io c'ho un bel spazio grande e i cassonetti si portano. Pure io ce l'ho, se li vuoi mettere a casa mia. No, da qua ce ne andiamo quando è tutto disinfettato. Ceramella. Dottore, l'esercito è venuto qui a pulire un po' le nostre zone, che ne pensa? Sì. Finalmente, non vi dico quello che c'è voluto per far arrivare l'esercito ad Aversa. Come tutte le cose ormai in questo momento c'è grande confusione e non è facile nemmeno chiedere ed ottenere quando è giusto che si ottenga. Abbiamo fatto il possibile e l'impossibile, ma io dico che la soluzione sarà sempre quella della discarica. La discarica può risolvere per il momento tutti i problemi della nostra città e non solo.
e siamo lì pronti ad aspettare la prima chiamata nel momento in cui ci dicono che Fernandella è pronta. Ci auguriamo che facciano scaricare solo i rifiuti della provincia di Caserta, come è giusto che sia, come è giusto che chiedono gli amici di quelle zone. Non è giusto ovviamente mettere a disposizione di Napoli siti quando loro in momenti di difficoltà non hanno voluto assolutamente prendere nemmeno una busta dei nostri rifiuti, e quindi è giusto che noi non diamo la possibilità a loro, però siamo in un momento di confusione immensa, siamo in un momento dove tutti combattono senza guardare in faccia all'avversario. Questa è una lotta fratricida, mi sento di dire esattamente così, dobbiamo salvarci e per salvarci abbiamo bisogno di avere l'ok per la discarica. Il giorno in cui arriverà l'ok della discarica, mi auguro fra qualche ora, non fra qualche giorno, fra qualche ora incominceremo a togliere i rifiuti dalla strada. Dopodiché voi sapete bene che oramai è partita parallelamente anche la posizione della raccolta differenziata. Oggi si è concluso al comune anche l'avviso pubblico per quanto riguarda il responsabile della raccolta differenziata. Domani a Lange, Regione Campania, a Piazza Santa Lucia, abbiamo una riunione con l'ANCI dove parleremo di raccolta differenziata e saremo presenti tutti i responsabili del nostro comune. Siamo pronti per iniziare anche su quel versante. Ci auguriamo che per l'estate non abbiamo rifiuti per strada, ma che abbiamo tutto in ordine e anche con una raccolta differenziata spinta. Sindaco, quante tonnellate di rifiuti verranno oggi eliminate? Cioè una volta conclusi quei 5 camion che vediamo qui, non si farà più raccolta per il momento? Allora, come si chiamano? I militari quando vengono non dicono dove portano i rifiuti e non ci dicono quanti ne raccolgono. Non sono mai abbastanza, io solo questo vi posso dire. Se pensate che la speranza nostra oggi possono essere i militari, perdete questa speranza, perché non è quella la speranza. Però già dare la possibilità a questi bambini della scuola di Santa Caterina, dare la possibilità ai malati presso l'ospedale e dare la possibilità ad altri alunni delle scuole avversanti di togliere questi rifiuti, per noi già è tantissimo, in un contesto dove non si scaricava più, dove mentre si scarica non si scarica e si va avanti in questo modo. E allora ringraziamo i militari per oggi, io penso di aver trovato anche il gancio per poterli fare ritornare. Ripeto ancora, siamo sempre a livelli di una lotta dell'uno contro l'altro, un sindaco contro un altro sindaco, e quando queste cose capitano in periodo di guerra, i miei genitori me l'hanno spiegato, i vostri non ve lo possono spiegare perché sono giovani quanto me, quindi non hanno fatto la guerra, ma vi posso assicurare che io questi racconti di questi giorni li posso paragonare a quando la mia mamma, il mio papà, io ero un piccolino e mi ricordavo i tempi di guerra dove tutti lottavano contro l'altro per la sopravvivenza. Sindaco, un'ultima domanda, qualcuno ci chiederà e sicuramente si chiederà il perché si è cominciati dalla variante, lei ha appena detto per dare respiro a questi bambini di una scuola materna, elementare, c'è qualcun altro che chiederà, forse ci sono zone anche più colpite di queste, la sua risposta a questo? Mi devo deludere, non iniziamo dalla variante, non abbiamo deciso di fare determinate zone. I militari stamattina, stanotte alle 6:30 sono venuti e hanno fatto il giro della città e hanno appuntato innanzitutto le scuole dove c'erano dei rifiuti, per cui non si è iniziato dalla variante, abbiamo iniziato dalla scuola di Santa Caterina, perché era una scuola trascurata, non so io per quale motivo, negli ultimi tempi, e quindi abbiamo iniziato da questa scuola. Dopo vi posso dire che si passerà all'ospedale e dopo vi posso dire che il maresciallo ha delle altre scuole, quindi oggi non si raccoglie accoglierà la variante, mi dispiace per quelli della variante, ma si parte da una scuola della variante, si continua con l'ospedale e si andrà avanti per altre scuole, e quindi continueremo a trascurare quei posti che io non conosco ma che sicuramente avrebbero bisogno di essere tutelati come gli altri. Quindi è questo che si farà oggi, ma vi ripeto ancora, dovete augurarvi che da un momento all'altro il sindaco Ceramel abbia la telefonata che si è sbloccata Fernandella. Se abbiamo quella telefonata, allora io in quel momento vi dico, aiutatemi a far capire gli avversari che è un problema di una settimana prima o una settimana dopo, ma puliremo tutta la città, è l'unica certezza che abbiamo per pulire la città.
dobbiamo aprire la discarica. Yes, we can. It was whispered by slaves and abolitionists as they blazed the trail toward freedom. Yes, we can. Yes, we can. It was sung. It was sung by immigrants as they struck out the distant shore of pioneers who pushed westward against an unforgiving wilderness. Yes, we can. Yes, we can. It was the call of workers organized. Women reached for the ballots. A president who chose to